Giuro che prima o poi riuscirò ad avere una collaborazione con Level Up. Ci riuscirò un giorno. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing Misto ad Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Le altre volte in questo tipo di video abbiamo scartato direttamente lo scatolone con annesso shaker e flavor che abbiamo scelto. Questa volta non ho comprato un altro shaker perché ne ho già due, direi che sono abbastanza per il momento, ma di ordini dall'ultimo video ne ho fatti altri due. L'ordine precedente che avevo fatto era il Gusto Neon Edition e lo Shiny Fox, e devo essere sincero, questi sono i due gusti che ad oggi mi sono piaciuti molto di più. Forse poco di più il Neon, ma diciamo che se la battono benissimo entrambi. Questo perché all'interno avevano entrambi il gusto limone e io col limone divento scemo. Magari alla gente non piace, ma a me il limone mi piace un sacco. Poi ho effettuato un secondo ordine, sempre col 2x1, e ho preso un gusto che sono voluto andare sulla fiducia, diciamo. Ho accettato il consiglio di un'altra persona, ho detto, dai, scegline uno e vediamo cosa esce. Mi ero fatto incuriosire dal gusto papaya e guave. Il punto è che c'era anche il mandarino e a me il mandarino non piace. Però ho detto, dai, è uno su tre, non sentirai solo quello. Il Burning Feather non è male come sapore, ma il mandarino su tre cazzo di flavor è quello che si sente di più. È quello che ho sentito di più e ho odiato questa cosa. Buono, per carità, ma il mandarino a me non piace. Però già va che bella con tutte le alucce tutte sbrilluccicose. So che magari da video non si nota così tanto, ma le confezioni sono veramente belle. E il secondo flavor che ho scelto in quel 2x1 era un flavor che ancora non ho aperto, il Rocket Pop Flavor Rocket Pop Ice. Per chi non sa che tipo di sapore sia, è quel gelato, questo qua, stile americano, quello a bastoncino, con tre gusti diversi per ogni, diciamo, colore. Dovrebbe essere un sapore un filino acidino, sempre dolce, ma con quella punta leggera di acido che piace ai bambini, diciamo. Quindi, visto che ho sete, apriamo. Ecco fatto, scoperchiamolo e togliamo la pellicola. Allora, a livello di odore, la prima cosa che ho percepito era un odore simile Coca-Coline, quelle gommose. Il colorito è bianco-azzurrino. Beh, certo, non mi aspettavo di trovare tutti e tre i colori. E a sentirlo a naso, mi ispira. Proviamo invece con il gusto. Apriamo la nostra acqua, la versiamo. Prendiamo un solo misurino della nostra nuova polverina e la versiamo dentro. E ovviamente il colore è azzurro. Non mi aspettavo diversamente. Però, come ho detto già l'altra volta, una volta infilato nell'acqua l'odore cambia. Mi ricorda molto, come ho detto prima, le caramelline quelle gommose. Però è passato dall'essere quella della Coca-Cola all'essere i vermetti gommosi o addirittura gli orsetti. Diamo una bella shakeratina e scoperchiamo anche lo shaker. Come ho detto, l'odore una volta shakerato è cambiato appunto da Coca-Coline a orsetti slash vermetti gommosi. Però il sapore è buono. Lo so che è molto contraddittorio, ma a naso sembravano Coca-Coline, a bocca sembrano invece gli orsetti quelli alla frutta. Cioè è praticamente un misto di caramelline gommose questo. Non male però, buono. Non mi dispiace, anzi mi piace. Certo, per il momento questi due rimangono ancora nella mia top. Però anche questo non è male. Sto cercando ogni volta che faccio un ordine, sempre su Level Up, di prendere sempre qualche gusto nuovo, per scoprire sempre qualche sapore nuovo, per non fissarmi troppo su un unico sapore. Dall'ultimo video ad oggi, quando lo caricherò, avevano fatto alcuni sapori, diciamo limited edition, uno per Halloween e uno per Natale. Quello di Natale è ancora presente, e la cosa bella di quella natalizia è che potevi berla sia calda sia fredda, mentre invece quella di Halloween mi interessava
però era l'arancia rossa e come sapete mandarino, arancia, quelle cose lì a me non mi fanno impazzire, ma l'avrei voluta provare. Poi ho visto che adesso hanno fatto un'edizione con il Masseo, però anche lì se non sbaglio c'è l'arancia, tutte le edizioni che mi interessano c'è l'arancia, ma che palle. Se volete fare una mia edizione, a me piace il lime, il melograno e il mango. Chissà, magari esce qualcosa di buono. La Geco Edition. Vabbè, appena finirò anche quest'altra confezione, vedrò se acquistare qualcos'altro, sperando sempre che esca qualcosa di nuovo. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a un prossimo unboxing. Ciao a tutti!